volta abbiamo visto il primo tipo di equazioni differenziali che vedremo in questa settimana, e l'equazione differenziale, quella che abbiamo visto, hanno questa forma. Quindi sono equazioni differenziali lineari perché la parte che dipende dall'incognita y è una combinazione lineare dell'incognita e delle sue derivate del primo ordine, perché compare solo la derivata prima come derivata di ordine massimo, ha coefficienti non costanti perché ax può essere una funzione, bene, una funzione che dipende da x, non necessariamente un coefficiente costante. E qui abbiamo visto la formula risolutiva. Quindi in generale questa ha infinite soluzioni, e queste infinite soluzioni dipendono da una costante. Se aggiungete ulteriori condizioni potete selezionare una delle soluzioni. Quelle che vediamo oggi sono equazioni differenziali, anche queste lineari, però a coefficienti costanti, quindi non con coefficienti che possono dipendere da x, però di ordine superiore al primo. Quindi aumentiamo l'ordine, però diminuiamo la difficoltà prendendo coefficienti solo costanti. Allora, come appaiono, qual è la forma, diciamo, canonica di queste equazioni differenziali? È il seguente. Allora, si tratta sempre di una combinazione lineare di dell'incognita y e delle sue derivate, solo che appunto ammettendo un ordine arbitrario n, allora avete una somma, che possiamo indicare in questa maniera. Questo simbolo qui, quando mettete la y e poi qui sopra l'esponente mettete tra parentesi un numero, quello è l'ordine di derivazione, va bene? Quindi alle volte derivata terza si scrive sia così ma anche così, va bene? Quindi per non confondersi con y elevata alla terza si mette tra parentesi. Allora, qui c'è una somma fino al termine a 0 y. Questa sarebbe derivata zeresima di y, cioè la y stessa, uguale a f di x. Allora, quindi questo, se a n è diverso da 0, questa è di ordine n, va bene? Ordine n. Ed è ad coefficienti costanti, questi non dipendono, questi termini non dipendono da x. La funzione qui in fondo invece può essere una funzione di x, noi vedremo solo alcuni tipi di funzioni, non è il caso più generale. Allora, per risolvere questo tipo di equazioni differenziali, allora bisogna capire la seguente cosa: ci sono due parti da risolvere. Allora, diciamo, questa equazione differenziale qui, facciamo un esempio che è così esplicito, non so, derivata seconda meno 3y' più 2y uguale a x quadro, no? Bene? Questa è il secondo ordine, i coefficienti sono costanti e poi c'è la funzione alla fine. Allora, qui distinguiamo due parti. Allora, la parte omogenea vuol dire prendere la parte che contiene l'incognita, e risolvere intanto questo problema qui, il problema dove la funzione f è identicamente 0. Questo è il problema omogeneo associato a queste equazioni differenziali, e le soluzioni che noi andremo a trovare saranno, diciamo, composte da due parti, saranno la somma della parte omogenea, questo y o di x sarà la soluzione della parte omogenea, soluzione parte omogenea, e poi invece qui avrete una soluzione cosiddetta particolare, che si indica alle volte con un asterisco, questa è soluzione particolare, e questa invece dipende dalla funzione f di x, va bene? Quindi in generale la soluzione quindi appunto anche qui nel caso generale distinguiamo tra parte omogenea e parte invece particolare,
e adesso per farvi vedere come si trovano queste due componenti, studiamo prima il problema omogeneo e poi il problema della soluzione particolare. Allora, in questo caso qui, la parte omogenea vuol dire risolvere questa equazione differenziale qui. Questa è un'equazione differenziale più semplice di questa, semplicemente perché non ha la f di x. Come si fa a risolvere questo? Allora, vediamo una ancora più semplice, così è più facile individuare che forma devono avere le soluzioni. Allora, questa è lineare omogenea, coefficienti costanti del secondo ordine. Questa è lineare omogenea, però del primo ordine, va bene? Allora, qui una soluzione si vede anche a occhio, perché? Beh, innanzitutto potremmo anche trovarla applicando il metodo che abbiamo visto in questo caso, perché questa qui è del primo ordine, anche se è coefficiente costante 2, è un caso particolare di questo, e se vi ricordate moltiplicavamo per il fattore integrante. Qui in una situazione così semplice si può anche evitare di moltiplicare per il fattore integrante, ma diciamo, se l'equazione la vediamo in questo modo, dunque dovremmo pensare a una funzione che è derivata mi dia il doppio della funzione di partenza. Allora, se non ci fosse il doppio, quali sono le classi di funzioni che derivate danno una funzione stessa? Beh, sono le funzioni esponenziali, no? È alla x, e alla x quando la derivi ottieni la funzione stessa. Se invece di avere la funzione stessa hai un multiplo della funzione di partenza, che cosa dovrei prendere? Beh, dovrei prendere y uguale a e alla 2x. Se prendi y uguale a e alla 2x, questa qui è una soluzione di questa equazione qua. Perché? Beh, prova a derivare, se derivi ti viene 2 volte e 2x, e quindi questo qui è uguale a 2 volte y. Bene? Quindi allora uno, in questa situazione così semplice, uno può già individuare quali possono essere le funzioni che risolvono questa equazione. Se abbiamo in generale y uguale a y meno alfa x, quindi y uguale a y' uguale a alfa per y, una soluzione sarà questa, y uguale a e alla alfa x. Ma questa non è l'unica soluzione. Quali sono altre soluzioni di questa equazione differenziale? Ma siccome appunto questa è un'equazione lineare, nel momento in cui omogenea, siccome quando trovate una soluzione ne trovate immediatamente infinite, perché cosa basta fare? Basta, se volete, moltiplicare per una costante. Se voi moltiplicate per una costante, questa equazione è ancora soddisfatta. Provate, fate la derivata, quando fate la derivata avrete questa costante che moltiplica davanti e la costante per la funzione sarà uguale ancora a y, va bene? E quindi qui avrete ancora che vale, quindi qui se è il caso alfa avete ancora che vale l'equazione. Quindi nel caso lineare, diciamo, per individuare tutte le soluzioni di questa equazione differenziale omogenea, che cosa basta fare? Basta guardare questo alfa e prendere l'esponenziale e poi moltiplicarlo per un coefficiente moltiplicativo. Che cosa possiamo fare in un caso un po' più complicato come questo? Allora si fa così. All'equazione differenziale si associa un cosiddetto polinomio caratteristico. Allora, il polinomio caratteristico cos'è? È un strumento algebrico per lavorare non con un'equazione differenziale ma con un'equazione algebrica, un polinomio, va bene? E come si fa la traduzione di questa equazione con polinomio caratteristico? Allora, per ogni derivata si sostituisce una potenza di, per esempio, un'incognita z. Allora, quindi al posto di derivata seconda mettete z quadro meno 3z più 2 uguale a 0. Attenzione, questo qui, che sarebbe la derivata zeresima di y, diventa z alla 0. Z alla 0 uguale a 1. Quindi questo è un problema differenziale, questo è un problema algebrico. Qual è il collegamento? Beh, allora, in realtà non vi faccio tutta la dimostrazione, ma partendo da questo caso particolare, qui per individuare, diciamo, questo alfa, che cosa potremmo fare? Beh, se qui associ il polinomio caratteristico, questo verrebbe z meno alfa uguale a 0. E quindi otterrei z uguale ad alfa. Insomma, questo alfa gioca un ruolo importante in questa equazione qui. Infatti, una volta che conosco questo alfa, posso costruire le soluzioni di questa equazione differenziale qui.
Ecco, se avete un problema di secondo grado, ma anche di secondo ordine, ma anche un problema di ennesimo ordine, la situazione è un po' più complicata, ma l'idea è esattamente la stessa. Cioè cercare le soluzioni di questo polinomio qui, e poi una volta che uno ha le soluzioni, costruire l'insieme delle soluzioni del problema differenziale, partendo da questi numeri che otteniamo uguagliando a 0 questo polinomio. Per esempio, qui se uguagliamo a 0, allora che cosa abbiamo? Questa in realtà sarebbe z meno 2 per z meno 1 uguale a 0, e quindi vuol dire che le soluzioni sono z uguale a 2 e z uguale a 1. Ecco, e quindi questo cosa vuol dire? Allora, io ho preso il mio problema differenziale, ho associato un polinomio, ho trovato le soluzioni, adesso con questi numeri che cosa faccio? Cerco di costruire l'insieme delle soluzioni di questo. Allora, è un problema lineare, va bene? E quello che si dimostra è che l'insieme delle soluzioni di questo problema è uno spazio vettoriale. E questo spazio vettoriale ha una base, questa base ha dimensione 2, perché siamo del secondo ordine. E come costruite gli elementi di questa base? Allora, prendete questi numeri e costruite gli esponenziali, quindi y di o di x, quindi potete verificare che e alla 2x è una soluzione di questo, e anche e alla x è una soluzione di questo. Per esempio, e alla x possiamo verificare che è una soluzione di questo? Sì, prova a sostituire, a fare le derivate e vedi se viene verificata l'equazione. La derivata seconda di alla x è sempre alla x, meno 3 volte alla x, più 2 volte alla x, capite che avete una volta più 2 volte è alla x, meno 3 volte alla x, e fa 0. Quindi questa è una soluzione. Allo stesso modo si può verificare per verifica diretta che anche alla 2x è soluzione di questo. Siccome è un problema lineare, una volta che tu trovi certe soluzioni, puoi fare la combinazione lineare di queste soluzioni, e anche la combinazione lineare sarà una soluzione di questa equazione qui. Quindi combinazione lineare vuol dire prendere dei coefficienti, moltiplicarli per le funzioni che abbiamo determinato, e questa che cos'è? Questa è ancora una soluzione di questo problema qui, ma la cosa più importante è che questa formula qui dà tutte le soluzioni di questa equazione differenziale. Quindi l'equazione differenziale omogenea ha un insieme di soluzioni che è uno spazio vettoriale. Questo spazio vettoriale ha dimensione pari all'ordine dell'equazione differenziale. Qui è grado 2, quindi la base deve essere formata da due elementi. Come si fanno a determinare questi elementi? In questo caso qui, si prende il polinomio caratteristico, si cercano le soluzioni, e poi a seconda dell'insieme delle soluzioni si costruisce la base dello spazio delle soluzioni. Se le soluzioni sono distinte, cioè vuol dire che ci sono numeri tutti diversi che risolvono queste equazioni qui, basterà fare una combinazione lineare dei corrispondenti esponenziali, e quelli vi daranno tutto l'insieme delle soluzioni. Purtroppo ci sono delle complicazioni, perché quando le soluzioni sono doppie, è chiaro che, per esempio, se invece di prendere questa equazione qui prendiamo, per esempio, y secondo meno 2y primo più y uguale a 0, che cosa accade? Allora, voi associate il polinomio caratteristico, è questo. Risolvete il polinomio caratteristico, questo è z meno 1 al quadrato uguale a 0, quindi trovate z uguale a 1 con molteplicità 2. Quello che vi dice la teoria è che l'insieme delle soluzioni di questa equazione è uno spazio vettoriale di dimensione 2. Qui avete trovato una soluzione, e quello che potreste fare è scrivere la soluzione come, intanto c'è 1, intanto scriviamo l'esponenziale corrispondente, e alla x. Mettiamoci anche un coefficiente davanti, però purtroppo ho trovato un vettore, va bene? Io ho bisogno di due vettori. Cosa succede quando ho una molteplicità superiore a 1? Allora, quando avete una molteplicità superiore a 1, oltre alla soluzione e alla x, quello che si può verificare per verifica diretta, prendendo questa funzione, mettendola qui dentro e vedendo se verifica l'uguaglianza, non è ancora solo e alla x, ma è x per e alla x. Bene, quindi ancora un esponenziale con questo numero, come diciamo coefficiente, però siccome non possiamo prenderlo uguale a questo, si moltiplica questo per x. Perché questo funziona? Provate a sostituire qui dentro e vedrete che verrà verificata l'equazione.
Allora, adesso abbiamo visto qualche esempio, proviamo a dare un algoritmo generale per come si costruisce questo insieme di soluzioni. Allora, quindi il problema, questo problema, le soluzioni assume la soluzione generale a questa forma. Anche qui avremo infinite soluzioni, le infinite soluzioni saranno date dalla parte omogenea. La parte omogenea corrisponde a risolvere questa equazione differenziale con questo uguagliato a zero. Come si fa a costruire questa parte? Allora, questa parte, uno deve tenere presente che deve individuare uno spazio di dimensione pari all'ordine dell'equazione differenziale, quindi deve tirare fuori n soluzioni linearmente indipendenti di questa equazione qui uguagliata a zero. Come si fa a individuare questa base? Allora, si prende... Quindi si prende il polinomio caratteristico, che in generale basterà sostituire a ciascuna derivata la potenza di z fino a 0. Uno risolve questo polinomio, ovviamente essendo un polinomio potrà essere complicato fattorizzarlo, però se siamo sui reali, come faremo noi di solito, qui i fattori lineari, cioè la fattorizzazione, che cosa potrà avere? Potrà avere dei fattori lineari, cioè vuol dire delle soluzioni con una certa molteplicità, quindi supponiamo se alfa è soluzione, quindi qui avrete due, quando lo fattorizzerete, quindi fattorizzare, e poi avrete due casi. Il primo caso è che nella fattorizzazione c'è un fattore lineare del tipo z meno alfa, una cosa così, z meno alfa alla n, no? Allora, quando nella fattorizzazione avete un fattore di questo tipo, che cosa dovrete associare a questo fattore per costruire questa base? Dovrete associare che cosa? E alla alfa x, questo senz'altro, però siccome qui la molteplicità può essere maggiore di 1 e qui dovete cavare fuori n soluzioni, quello che potete fare è non solo prendere all'alfa x, ma anche x per all'alfa x, anche x quadro per all'alfa x, fino ad arrivare a che cosa? Beh, dobbiamo tirare fuori n soluzioni e quello che potete fare è arrivare fino a x alla n-1 e all'alfa x. Bene? Non ho spiegato perché si fa così, ma la giustificazione sarebbe: tu prendi ciascuna di queste funzioni qui, le sostituisci qui dentro e vedrai che le soluzioni verificano l'equazione differenziale, quindi sono veramente soluzioni dell'equazione differenziale. Quindi nella fattorizzazione di questo polinomio, se avete un fattore lineare, dovete associare questo fattore lineare a questo insieme di funzioni, queste sono n funzioni. Usiamo le stesse lettere che ho usato anche qua. Ah, io ho messo M per differenziare dal grado che c'è qui sotto. Qual è l'altro tipo di fattori che potete avere qui quando fattorizzate? Beh, esattamente come nella decomposizione delle funzioni razionali, potete avere o fattori lineari o fattori di secondo grado irriducibili. Allora, questi fattori di secondo grado irriducibili come potranno essere? Beh, sarà una cosa così, z meno, allora, diciamo, meno z, z più cz quadro più, questo elevato, facciamo anche qui la stessa lettera che ho usato qua, ma sempre ho messo la n. Questo ha delta minore di 0. Bene, fattorizzate e trovate che questo fattore è riducibile, quindi non si può scrivere, non si può ulteriormente scomporre, e questo compare con una certa molteplicità m. Qual è il grado complessivo? Il grado complessivo è 2m, quindi qui dovremo associare 2m funzioni. Bene? Allora, come si fa a individuare queste funzioni? Allora, se questi sono coefficienti reali e il delta è minore di 0, vuol dire che ci sono due soluzioni complesse coniugate. Supponiamo che queste soluzioni complesse coniugate siano alfa più meno ib, va bene? I beta. Quindi questo è un fattore irriducibile. Trovo le soluzioni sono complesse coniugate. Adesso che ho le soluzioni, esattamente come qui la soluzione era alfa, cerco di costruire che cosa? 2m funzioni. Come sono fatte queste 2m funzioni?
queste due m funzioni sono fatte così. Allora guardate, al numero complesso alfa più i beta e alfa meno i beta associate l'esponenziale alfa x, bene? E poi questo beta, allora, siccome, allora c'è una ragione anche per questo, dovremmo associare anche e alla i beta, e alla i beta x sono funzioni complesse, va bene? Ma se vi ricordate, e alla i theta, e alla i theta era un esponenziale, ma questo aveva a che fare con delle funzioni trigonometriche. Questa era coseno di theta più i volte seno di theta, va bene? Allora, invece di usare la forma complessa, quello che uno fa è, invece di usare l'esponenziale, usa le funzioni trigonometriche, va bene? Allora, invece di associare e alla i beta x, come sarebbe naturale, si associa coseno di beta x, e anche il seno però, quindi qui sotto ci mettiamo anche il seno, seno di beta x. Questo se la molteplicità è 1, se la molteplicità è 1, questa è di secondo grado e qui associate due funzioni. Se la molteplicità non è 1, bisogna fare esattamente come in questo caso qua, bisogna fare in modo che anche qui, quando associeremo delle funzioni, bisogna associarne 2m, perché dobbiamo coprire il grado del polinomio. Quali sono queste altre queste funzioni? Allora, sono le stesse che potete ottenere da qui moltiplicando per x, quindi coseno di beta x, qui ci sarà x e alfa x seno di beta x. E fin dove arrivate? E beh, esattamente come nel caso sopra, dovete coprire la molteplicità, quindi qui arriverete a x alla m meno 1 e all'alfa x coseno di beta x, qui sotto x alla m meno 1 e all'alfa x seno di beta x. Bene? Allora, quindi, per la parte omogenea si pone questo uguale a 0, si sostituisce alla, si associa al polinomio, all'equazione differenziale, al polinomio caratteristico, si fattorizza il polinomio caratteristico, ci saranno due tipi di fattori, i fattori lineari e i fattori irriducibili. Per i fattori lineari associate queste funzioni, per i fattori irriducibili associate queste altre funzioni. Come si costruisce a questo punto la soluzione omogenea? Raccogliete tutte queste funzioni che avete associato, fate una combinazione lineare e troverete tutte le soluzioni della parte omogenea, quindi questa parte qui, va bene? Allora, facciamo qualche esempio per far vedere esplicitamente questo metodo, come permette di trovare y0. Poi vediamo y asterisco, che è un po' più complicato. Allora, prendiamo questa per esempio. Allora, derivata seconda di x meno 2y primo di x meno 3y di x. Allora, stiamo facendo la parte omogenea, quindi dobbiamo avere da questa parte 0. Vogliamo fare solo la parte omogenea, va bene? Se poi avremo qui una cosa diversa da 0, vedremo come aggiungere anche la soluzione particolare. Se qui avete automaticamente 0, la soluzione di questa equazione è data solo da yo, cioè solo dalla parte omogenea. Allora, quindi, quando avete una cosa così, dovete associare questo polinomio caratteristico, quindi non c'è da inventare nulla, bisogna solo applicare il metodo. Allora, troviamo le soluzioni. Allora, meno b, quindi 2, più o meno quadro, meno 4, quindi 12, fratto 2. E quindi qui abbiamo 2 più o meno 4 diviso 2, quindi 2 più 4, 6, 3, 2 meno 4, meno 1. Controllate. Vi ricordo che quando questo coefficiente è 1, questo è il prodotto delle soluzioni e questo è l'opposto della somma. E quindi torna. Va bene, allora, quindi questa, il fatto che qui sia venuto 3 meno 1, che cosa vuol dire? Vuol dire che questo polinomio qua, come si dovrebbe fattorizzare? Come z più 1 per z meno 3. Va bene? Quindi che cosa abbiamo qui? Qui abbiamo due fattori lineari, o ciascuno con molteplicità 1. Quindi se applicate il metodo generale a questa soluzione, cosa associate? Associate solo e alla 3x e basta.
e a quest'altra invece anche qui avete molteplicità 1, quindi associata solo e alla meno x. Questi sono i vettori della base dello spazio delle soluzioni omogenee, va bene? Come faccio adesso a scrivere l'insieme delle soluzioni? L'insieme delle soluzioni in questo caso coincide con la parte omogenea perché non c'è f di x. E che cosa è uguale? Uguale a c1 volte e alla 3x più c2 volte e alla meno x. Ovviamente non ha importanza l'ordine con cui mettete queste soluzioni. L'importante è che facciate una combinazione lineare. L'insieme completo delle soluzioni di questa equazione differenziale è dato da questa equazione. C1 e C2 vi dice che questo spazio ha infinite soluzioni, se volete il numero di parametri che avete, che corrisponde all'ordine, vi dà quanto sono infinite le soluzioni, sarebbe un infinito quadro soluzione perché dipende da due parametri. Quindi, esattamente come nel caso che abbiamo visto la volta scorsa, oltre all'equazione differenziale potrebbero essere aggiunte delle condizioni che selezionano una particolare soluzione tra queste infinite, va bene? Quindi la soluzione generale è questa, se poi ci sono altre condizioni si utilizzano questi coefficienti per soddisfare queste condizioni aggiuntive. Vediamo quest'altra. Allora, cancello sempre qui che così abbiamo il metodo sotto mano. Seguire, non mi lamentate che il metodo è complicato, c'è un metodo da seguire, non ti devi inventare niente. Allora, bisogna solo riconoscere quando applicare il metodo. Questo si può applicare perché non c'è la parte in f di x, va bene? Quindi risolvere questo vuol dire solo trovare la parte omogenea. Se qui ci fosse x in quadro e alla x coseno eccetera, dovremmo fare sia questa parte che sto per fare, sia un'altra parte per completare la soluzione. Allora, anche qui si associa il polinomio caratteristico, si trovano le soluzioni, qui se fattorizzate trovate z più 2 al quadrato uguale a 0, troverete una soluzione doppia meno 2, e quindi, allora, quindi qui la soluzione è z uguale a meno 2 con molteplicità 2, e quindi che cosa vuol dire? Vuol dire un fattore lineare di questo tipo, e quindi qui bisogna associare non solo e alla meno 2x ma anche x per e alla meno 2x, e quindi l'insieme delle soluzioni come è fatto? Allora, l'insieme delle soluzioni coincide con la parte omogenea perché la parte in f di x non c'è, e quindi qui dovete fare una combinazione lineare delle due funzioni che associate a questa qui. Qui associate e alla meno 2x, x per e alla meno 2x. Come è fatta questa combinazione lineare? È fatta c1 e alla meno 2x più c2 e alla meno 2x. O se volete, una x. Se volete c1 più c2x per e alla meno 2x. Cioè vuol dire e alla meno 2x per un polinomio generico di primo grado. Bene? Questo è l'insieme delle soluzioni. Diamo anche uno con le soluzioni complesse coniugate. Quindi facciamo anche un esempio con... esempio questo. Alle volte scrivo y di x, alle volte lo lascio sottinteso, ma è chiaro che queste sono funzioni, quindi dipendono da una variabile x. Allora, andiamo in questo caso qui, anche questo è solo del secondo ordine, quindi se associo il polinomio caratteristico e fattorizzare non sarà un problema perché basta sapere la formula di risoluzione del polinomio di secondo grado. Allora, troviamo le soluzioni, allora meno beta, quindi meno 2, meno b,
più o meno b quadro meno 4ac, quindi meno 20 diviso 2. Cancelliamo il resto, se no un casino. Allora, qui quali sono le soluzioni? Allora, meno 2 più o meno la radice di meno 16. Allora, la radice di meno 16 quant'è? Allora, la radice di meno 16, abbiamo fatto i numeri complessi, quindi vuol dire, se volete, fare 4 per radice di meno 1, cioè fare 4 per i. Attenzione, quando fate questa radice qua, è chiaro che dire questo in realtà è sbagliato, perché qui questo simbolo dovrebbe essere l'estrazione di radice. L'estrazione di radice ha due soluzioni, va bene? Non solo 4i, ma anche meno 4i. Comunque questo più o meno ve lo ritrovate anche qui davanti quando fate, quando applicate la formula. Quindi in realtà il simbolo da applicare è tutto questo, va bene? Quindi dovete, del meno 16, dovete estrarre le due radici quadrate. Le due radici quadrate di meno 16 sono più e meno 4i, quindi meglio non scrivere radice di meno 16, o meglio scrivere tutto questo qui uguale a più o meno, abbiamo detto, 4i. Bene? Va bene, allora vediamo un po' qui quanto viene, quindi viene meno 1 più o meno 2i. Bene? Allora, adesso questo termine qui, in realtà è un termine di questo tipo. Qui il delta è venuto minore di 0, quindi qui la fattorizzazione è una fattorizzazione di questo tipo, con m uguale a 1. Quindi abbiamo trovato le soluzioni, che sono complesse coniugate, infatti abbiamo trovato meno 1 più o meno 2i, quindi a questa soluzione che cosa si associa? Si associa, allora, dovete prendere la parte reale per costruire l'esponenziale, quindi e alla meno x. E poi dovete moltiplicare e alla meno x sia per il coseno di 2x che per il seno di 2x, quindi coseno di 2x e anche seno di 2x. Queste due funzioni che associate sono due soluzioni di questa equazione differenziale qui, ma non sono due soluzioni qualunque, sono anche una base per costruire tutte le altre soluzioni. E quindi per trovare le soluzioni di queste, cosa basta fare? Basta prendere una combinazione, cioè prendere la combinazione lineare di queste due. Quindi possiamo anche scrivere così: e alla meno x c1 coseno di 2x più c2 seno di 2x. Bene? Quindi queste associate sono le componenti della base di questo spazio. Per trovare tutte le soluzioni fate una combinazione lineare. Ok? Questi sono un po' i casi principali quando il polinomio di riferimento è di grado 2, ma è chiaro che quando avete un grado più alto si fa in maniera molto simile. 0, la funzione che dovete selezionare deve valere 1 e che la sua derivata prima in 0 deve fare 6. Come mai uno si preoccupa di aggiungere delle condizioni, non gli basta tutta la soluzione generale? Ma perché gran parte delle equazioni differenziali, diciamo, lo studio delle equazioni differenziali ha anche delle applicazioni, per esempio, non so, alla fisica. Allora, in fisica, quando, non so, dovete studiare il moto più semplice, il moto di un corpo, che cosa dovete fare? Non so, di caduta libera di un corpo. Allora, quella è un'equazione differenziale. Che tipo di equazione differenziale è? Allora, adesso è fisica. Allora, qui avete un'equazione che non ha interpretazione particolare. La funzione è la y, la variabile è x. In fisica fate esattamente la stessa cosa quando fate la cinematica, studiate esattamente lo stesso tipo di cose, va bene? Ma magari cambiano un po' le variabili, cambia un po', diciamo, l'aspetto, ma in realtà è la stessa identica cosa. Perché? Per esempio, quando dovete studiare il moto dei corpi, allora avete che l'accelerazione è costante, per esempio, no? Allora, l'accelerazione cos'è? È, allora, dovete, diciamo, pensare, non so, la caduta di un corpo è un moto unidimensionale. Allora, non so, parte da qui e cade, va bene? Allora, qual è la legge di caduta? La legge di caduta è che l'accelerazione deve essere costante. L'accelerazione rispetto
allo spazio percorso è la derivata seconda dell'equazione del mondo. Quindi voi scriverete probabilmente, non so, ecco, per, tanto per far vedere che l'aspetto può essere diverso, so x due punti dt uguale a g, no? Sono cambiati un po' i simboli, ma siamo nella stessa identica situazione, quasi identica, perché allora questa è una derivata seconda, ci mettono i puntini invece che i due a, poi la variabile x invece che, scusate, la funzione x invece che y, e la variabile t, vabbè, non cambia molto. Questa g è una costante, va bene, quindi in realtà questo non è proprio un problema omogeneo, è come se fosse la parte omogenea è questa qui e qui c'è la parte invece con la f, va bene? Allora, per risolvere questo problema qua, quindi cosa si fa? Si fa prima la parte omogenea è x due punti di t uguale a 0, va bene? Ok, allora, questa qui cosa dovrei fare se voglio fare tutti i passaggi? Allora, dovrei fare così, dovrei associare il polinomio caratteristico, è z quadro uguale a 0, bene? Allora, z quadro uguale a 0, cosa vuol dire? Vuol dire che questo è già fattorizzato, è una parte lineare con ordine 2. E qual è la soluzione? È z uguale a 0, è come se fosse 0 con molteplicità 2, va bene? Allora, come scrivi l'insieme delle soluzioni? L'insieme delle soluzioni devo associare a questo 0, devo associare che cosa? L'avevo scritto qua, dovrei associare e alla 0x, che è una costante, quindi 1, poi devo associare anche, qui c'era scritto x che moltiplica e alla 0x, beh, in questo caso però la variabile è t, quindi devo associare t, va bene? E quindi la parte omogenea, va bene, è data da una combinazione lineare di queste due cose, va bene? Allora, che cosa manca? Adesso manca la parte, diciamo, manca la soluzione, la soluzione particolare che non abbiamo ancora fatto, però diciamo la parte omogenea sarebbe già questa. E queste condizioni iniziali che ci possono essere, a che cosa corrisponderebbero? Beh, non so, x di 0 uguale a qualcosa, vorrebbe dire la posizione iniziale del corpo, a che altezza sta? Quindi non so, x di 0 potrebbe essere l'altezza iniziale. E x primo di 0 invece cosa vorrebbe poter voler dire? La derivata prima. La derivata prima è la velocità. La velocità di questo corpo all'inizio deve essere tot. Va bene? Potrebbe essere fermo e quindi essere anche con velocità 0, quindi tutte e due, non so, questa è una certa altezza, non so, 10 metri, e questo invece 0 se la posizione iniziale ha velocità 0. Quindi queste condizioni iniziali in realtà sono, diciamo, abbastanza naturale nel momento in cui questo ha un'applicazione fisica, perché sono le condizioni iniziali del sistema, va bene? Il sistema è regolato dall'equazione differenziale. Se siete in cinematica avete un'equazione così, se siete, non so, un problema di elettrotecnica magari sarà un'altra equazione differenziale. Le equazioni differenziali sono, diciamo così, le leggi che vengono soddisfatte dalle componenti del sistema. E le condizioni iniziali, queste condizioni che voi aggiungete, possono essere, avere a che fare con delle condizioni vere e proprie del sistema all'inizio, prima che voi studiate quello che accade al sistema da un certo punto in poi. Poi proseguiremo la soluzione del problema cinematico. Per adesso abbiamo fatto solo la parte omogenea. Parte omogenea abbiamo detto che era una cosa così. Qui manca ancora la soluzione particolare. Questo lo riprendiamo tra un attimo quando vedremo le soluzioni generali. Allora, torniamo un attimo qui. Vi interessa? Allora, prendiamo la prima equazione, adesso cerchiamo di risolvere questo e vedere cosa vuol dire imporre le condizioni iniziali. Z quadro meno 9 meno 9 uguale a 0. Questo è il polinomio caratteristico associato a quell'equazione differenziale. Sempre una pessima idea mischiare due esami diversi, vero? Allora, z quadro meno 9 uguale a 0.
Allora, troviamo le soluzioni, quindi z uguale a più meno 3, e quindi vuol dire che ci sono due soluzioni distinte, e a queste due soluzioni distinte possiamo associare che cosa? Le due funzioni e alla 3x e alla meno 3x. Bene? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo problema omogeneo, come si scrive? Y di x, la soluzione è una combinazione lineare di 3x e alla meno 3x. Questa è la soluzione generale. Però adesso qui pretende che tra queste soluzioni di trovare quella che per y0 faccia 1 e y' di 0 faccia 6. Allora, imponiamo queste condizioni. Allora, y di 0, che cosa vuol dire? Devo subire 0 qui dentro, quindi mi verrà c1 più c2 deve fare 1. Quindi non tutte le combinazioni, quindi non tutte c1 e c2 soddisfano questa condizione, solamente se c1 più c2 è uguale a 1. E poi la derivata prima dobbiamo fare. Allora, per fare la derivata prima dobbiamo prima calcolare la derivata prima. Allora, la derivata prima di questo è 3c1 e alla 3x più derivata prima di questo è meno 3c2 e alla meno 3x. Prima si calcola la derivata e poi si sostituisce il valore, non si può fare tutto nello stesso momento. Y' di 0 uguale a 3c1 meno 3c2. E questo qui deve fare 6. Va bene? Allora, quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le condizioni su c1 e c2 sono un semplice sistema di due equazioni, due incognite lineari che... Allora, questa qui si può semplificare, diventa C1 meno C2 uguale a 2, che dividiamo tutto per 3, e quindi direi C1 uguale a 1. Allora, sommiamo le due equazioni, 2C1 uguale a 3, questa è geometria adesso. C1 uguale a 3 mezzi, e se C1 uguale a 3 mezzi, C2 è uguale a meno 1 mezzo. Va bene? E quindi se voglio anche soddisfare le condizioni iniziali, ecco, quindi la soluzione di questo problema qui, da che cosa è dato? Allora, questa è la soluzione generale, ma se voglio quella particolare che soddisfa anche queste condizioni, dovrò prendere y di x uguale a 3 mezzi e alla 3x, poi c'è meno 1 mezzo e alla meno 3x. Bene? Questa è la soluzione finale. Bene? Quindi quella generale ha infinite soluzioni. Quella invece con le due condizioni aggiuntive è una sola. Bene? Proviamo anche questo. Allora, questo esercizio è un po' diverso da quelli precedenti perché innanzitutto non abbiamo più una... Allora, ragazzi. Allora, qui abbiamo un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti, però ce l'abbiamo di quarto ordine. E qui il polinomio caratteristico qual è? Allora, bisogna fare lo sforzo di prendere tutta la parte che dipende, innanzitutto riconoscere che è lineare, va bene? Poi portare tutto da una parte, perché il metodo che vi ho fatto vedere prima prevede che tu isoli tutto quello che dipende da y da una parte e deve essere, e quello che rimane poi dall'altra parte deciderà se l'equazione è omogenea o no. Questa equazione è omogenea, non perché qui c'è qualcosa non è omogeneo, no? Questo sta di là, va bene? Questo qui è derivata quarta di x meno 16y di x. Bene. E il polinomio caratteristico in questo caso è z alla quarta meno 16 uguale a 0.
Bene? E quindi quali sono le soluzioni? Allora devo, diciamo, se volete, posso fattorizzare e fare prima la differenza dei quadrati, z quadro meno 4 e z quadro più 4, uguale a 0. Lo dovrei già saper fare perché questo qui è z alla quarta uguale a 16 e qui mi sta chiedendo di estrarre le radici quarte di 16, va bene? Però anche se numeri complessi, non so, in quel momento è una per seno di 2x e è alla 0 per seno, no, coseno di 2x, bene? E quelle complesse coniugate abbiamo detto che si associano queste due funzioni qua, anche quelle sono di molteplicità 1, quindi va bene così. Allora, quindi l'insieme delle soluzioni di questo problema qui è una combinazione lineare di tutti questi, quindi c1 e alla 2x più c2 e alla meno 2x più c3 seno di 2x e poi c4 coseno di 2x. Bene? Bene, allora, quando uno dà esercizi così avrebbe due alternative. Se vuole individuare una soluzione, qui ci sono quattro parametri, quindi se uno vuole imporre come prima delle, che la funzione passi per un punto, che la derivata valga qualcosa in un altro punto, eccetera, dovrebbe mettere quattro condizioni, no? Se metterà quattro condizioni qui, avrà l'opportunità di fissare C1, C2, C3, C4. Siccome i conti da fare non piacciono a nessuno, va bene, non piacciono a voi che dovreste fare, né a me che devo prima verificarli, prima di darveli che siano fattibili, allora uno cosa dice? Invece di chiedere una cosa così, che porta via un sacco di tempo e tutto sommato non è che da lì si capisce se uno ha capito oppure no, perché fare tanti conti, appunto, usura il cervello di quanti, allora uno dice, va, proviamo a dargli una condizione diversa, va bene, dove magari bisogna ragionare un po'. Allora, la condizione è trovare le soluzioni, non ho detto che ce ne sia una sola, quasi che siano anche più infinite, però insomma imporre su C1, C2, C3, C4 delle condizioni in maniera tale che valga questa proprietà. Allora, allora anche se questa condizione qui è un limite, in realtà è un esercizio più semplice di quello di imporre tutte le condizioni. Allora, proviamo a scrivere questo prodotto, e alla 2x per y di x. Allora, se io scrivo, e prima ancora di fare il limite, vediamo un po' come, che forma assume questo prodotto. Allora, facciamo il prodotto, allora viene c1, e alla 2x per a 2x fa e alla 4x, poi e alla 2x per e alla meno 2x fa c2, poi ci sarà più c3 e alla 2x, seno di 2x, c3, e poi c'è c4 e alla 2x coseno x. Bene, adesso faccio il limite. Attenzione, quando faccio il limite, qui devo tenere presente che c1, c2, c3, c4 non li conosco, va bene? Allora, faccio il limite deve fare 3, non mi dice di calcolare il limite, mi dice devi imporre che il limite sia uguale a 3. Quando faccio il limite qui dentro, allora qual è la discussione che devo fare? Devo ragionarci un po' su. Allora, se questi c1, c2, c3, c3, c4 avessero dei valori, che cosa avrei? Quando x tende a più infinito, questa è costante, questo è una cosa che tende a più infinito per una funzione che invece oscilla, eccetera. Però, diciamo, tra tutti questi termini, quello che va a infinito più velocemente è alla 4x, va bene? Allora, quindi uno dovrebbe dire il limite di questo limite è più infinito perché c'è e alla 4x. La risposta è no, non è più infinito. Sarebbe più infinito se c1 è positivo. Sarà magari meno infinito se c1 è negativo. Ma se c1 uguale a 0, se c1 fosse uguale a 0, questa parte qui non conterebbe nulla e quindi il limite non sarebbe più infinito o meno infinito. Allora, se tu vuoi imporre che il limite faccia 3, va bene, allora questo ti impone di mettere c1 uguale a 0. Se c1 è diverso da 0, questo limite non potrà mai fare 3. Quindi c1 uguale a 0. Questo termine non c'è. Allora, se quel termine non c'è, andiamo a vedere cosa è rimasto. È rimasto questo, questo e quest'altro. Anche questi, quando x tende a più infinito, gli succede qualcosa. Cosa succede a questa funzione quando x tende a più infinito? Roba da primi tempi quando facevamo i limiti.
questa roba qui è alla 2x tende a più infinito, seno di 2x oscilla, e allora che cosa vuol dire? Questa roba qui non ha limite, non ha limite, oscilla tra più e meno infinito, va bene? Se tu lo moltiplichi per un numero, va bene? Non è che gli succederà niente di particolare, a meno che quel numero non sia 0, perché se quel numero è 0, anche questo non c'è, va bene? Deve essere 0, perché se tu vuoi che il limite faccia 3, questa roba qui non ci deve stare, perché questa roba qui imporrebbe che il limite non esista se c'è 3 diverso da 0. E quindi anche questo non c'è, lo stesso identico ragionamento. Quindi uno scrive due righe, non fa nessun conto, ma fa un ragionamento. Questo, questo e questo devono essere uguali a 0, se vuoi che il limite faccia 3. Allora, quando tutti questi sono uguali a 0, è rimasto C2. C2 fa il limite, è una costante, C2 deve tendere a 3, tutto questo deve tendere a 3, benissimo, allora C1, C2, C1, C3, C4 sono uguali a 0, e C2 per tendere a 3 deve essere uguale a 3, quindi C2 deve essere uguale a 3, mentre invece tutti gli altri, C3 e C4, devono essere uguali a 0, va bene? Ok? Quindi nessun conto. È un bel ragionamento per capire come ti sai destreggiare tra queste cose, che poi sono sempre le stesse, non è che cambiano tanto. Bene. Allora, siccome non mi piace lasciare le cose a metà, riprendiamo un attimo il problemino della caduta di grado. Cioè grado. Anzi, scriviamolo direttamente con la nostra nomenclatura. Derivata seconda di x uguale a... diciamo, adesso dipende da come mettiamo l'orientazione. Diciamo che se lo orientiamo così e questo è effettivamente y, cioè l'altezza, l'accelerazione sarà verso il basso, quindi meno g, va bene? Questo non te lo dice la matematica, te lo dice la fisica, ti dice la derivata secondo del moto del corpo è uguale all'accelerazione che è costante, meno g. Questa è la legge fisica. Tu vuoi trovare come si muove il corpo? Allora, questa è matematica invece. Allora, supponiamo che x in questo caso è il tempo, quindi supponiamo che y di 0 sia l'altezza iniziale, mettiamo h0, e y' di 0 sia la velocità iniziale. Va bene? Quindi quello che noi dobbiamo risolvere è questo problema qui, se vogliamo sapere che cosa succederà al corpo. Stiamo facendo solo un moto unidimensionale, va bene? X è il tempo. Allora, che cosa ci manca? Questa qui non è un'equazione differenziale omogenea, è una derivata seconda uguale a una costante. Devo imparare a vedere come si risolvono le equazioni differenziali non omogenee. Quindi, prima di continuare con quell'esempio, dobbiamo spiegare come si trova la soluzione particolare. Abbiamo detto che la soluzione di un'equazione differenziale era composta da due parti, la parte omogenea e la soluzione particolare. Allora, la parte omogenea è quella che contiene le costanti arbitrarie, va bene? E siccome se le soluzioni sono infinite, l'infinità delle soluzioni è contenuta qui dentro, va bene? Questo è uno spazio vettoriale, va bene? Questo spazio vettoriale, per il caso in cui l'equazione differenziale sia uguale appunto a una f di x, se f di x non è 0, deve essere traslato. Per essere traslato bisogna traslarlo di una certa funzione y asterisco di x. Come si fa a trovare adesso questa y asterisco di x? Allora, per trovare questa y asterisco faremo solamente il caso in cui f di x ha una forma particolare. Allora, qual è questa forma particolare? Questa classe di funzioni che vi sto per descrivere l'abbiamo già in parte vista. E che cosa, come deve apparire questa funzione qua? Allora, questa qui deve essere un polinomio, allora usiamo le stesse lettere così non ci confondiamo. Allora, ho usato P, va bene. Allora, deve essere un esponenziale per un polinomio qualunque,
E poi qui ci può essere la scelta tra coseno di beta x oppure seno di beta x. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire, adesso ti spiego come trovare y asterisco se f di x ha questa forma. Un esponenziale per un polinomio di grado qualunque e poi qui per una funzione trigonometrica coseno di beta x o seno di beta x. Se siamo in uno di questi casi, come fai a trovare y asterisco? Allora, anche qui c'è un metodo da seguire, quindi il metodo da seguire permette di non pensare, va bene? Permette di non pensare perché c'è qualcuno che ha già pensato per te. Quello che ha pensato per te l'ha dimostrato, ha dimostrato che questa cosa qui si può fare, tu devi solo eseguire. Allora, che cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto a questa funzione si associa un numero. Qual è il numero che si associa? Il numero che si associa è alfa più ib, quindi alfa più i beta. Quindi intanto la funzione associa un numero. Poi vai a riprendere il polinomio caratteristico. Allora, il polinomio caratteristico ci era servito per costruire la parte omogenea, ci servirà anche in questo caso. Allora, controlli se questo numero è soluzione del polinomio caratteristico e calcoli anche la molteplicità che ha in questo polinomio. Quindi bisogna determinare la molteplicità m di alfa più i beta nel polinomio caratteristico. Se non è soluzione, m è 0. Se è soluzione singola, m è 1. Se è soluzione doppia, m è 2. Allora, y asterisco di x, come lo trovo? Allora, se f di x ha questa forma, anche y asterisco di x ha una forma simile. Non è proprio uguale, ma è una cosa che ha a che fare con la forma della funzione di partenza. Anche questo deve essere del tipo esponenziale con lo stesso parametro alfa. Poi qui dentro ci deve essere, anche qui mettiamo le stesse lettere che ho messo qua, ho usato q1 e q2, benissimo. Allora q1 poi deve essere un polinomio per coseno di beta x più un altro polinomio per seno di beta x. Questo è per individuare intanto la forma della soluzione. Questi q1 e q2 sono dei polinomi che devono essere dello stesso, devono essere dei polinomi arbitrari, generici, scusate, dello stesso grado di px. Quindi questi qua sono polinomi generici di grado uguale a quello di p. Bene? Che cosa è servita questa molteplicità m? Beh, serve perché qui adesso a questo punto dobbiamo moltiplicare per x alla m. Bene? Allora, quindi, se la funzione qui ha forma esponenziale per funzione trigonometrica per polinomio, anche la funzione, anche la soluzione in particolare ha la stessa forma. La stessa forma che cosa vuol dire? C'è ancora l'esponenziale. Qui queste sono in alternative, o coseno o seno. Qui comunque bisogna metterle tutte e due, sia il coseno che il seno. Qui ci mettete un polinomio generico, il polinomio generico vuol dire che conterrà delle costanti che bisognerà determinare, e anche qui ci saranno le costanti generiche che bisognerà determinare. Quindi la parte ancora da determinare è Q1 e Q2, per il resto beta, alfa sono date già dall'equazione iniziale. E poi c'è questa correzione di x alla m, che è importante perché se non ce la metti poi il metodo non funziona. Allora, vediamo un po' come si applica. Allora, uno vi può dire il metodo generale e poi voi dovete essere in grado di applicarlo nel caso particolare. Per esempio, in questo caso qui, qual è la soluzione generale di questa equazione differenziale qui? Allora, la parte omogenea l'abbiamo vista prima. La parte omogenea abbiamo detto era la soluzione, il polinomio caratteristico era z quadro uguale a 0, quindi dovevamo scrivere una combinazione lineare di 1 e di t, scusate, x.
per adesso non è x è il tempo. Questa è la parte omogenea, questa è la parte omogenea. Adesso? Adesso serve la parte, la soluzione particolare. Allora vediamo un po'. Questa cosa qui che ho scritto qua è di questa forma? Sì, è di quella forma. Come mai? Allora non c'è l'esponenziale. Allora se non c'è l'esponenziale vuol dire che alfa è uguale a 0. Quindi a questa f qui dovete associare questo numero qua, alfa più i beta. In questo caso l'esponenziale non c'è, quindi alfa è uguale a 0. Non c'è neanche la funzione trigonometrica, quindi anche b beta è 0. Quindi il numero che associate è 0. Bene, allora vediamo un po' qui. Allora dice determinare la molteplicità m di alfa più beta nel polinomio caratteristico. Qui il polinomio caratteristico era z quadro uguale a 0. 0 è soluzione del polinomio caratteristico? Sì. Che molteplicità? 2. Quindi in questo caso m è uguale a 2. E quindi y asterisco che forma ha? Allora, che forma ha? Allora, guardiamo un po' quello che c'è scritto qui. C'è scritto x quadro, quindi ci metti x quadro, poi deve essere l'esponenziale che c'era, non c'è, quindi lasci 1, poi devi fare una combinazione di questi due qua, beta, lo potete pensare, abbiamo detto che è uguale a 0, quindi seno di 0 non c'è, quindi questo non c'è, coseno di 0 è 1, quindi basterebbe mettere q1 di x. Ma chi è q1 di x? 1 di x è un polinomio generico di grado uguale a quello di p. Qui p è dato da meno g, è un polinomio di grado 0. Tu devi mettere un polinomio generico dello stesso grado. Se lo grado è 0, un polinomio generico di grado 0 è una costante, no? Allora qui ci metti una bella costante. Bene? Quindi, questa cosa vuol dire? Vuol dire che la soluzione particolare deve avere la forma di x quadro per una costante. Qual è questa costante? Vabbè, adesso la trovi. Come faccio a trovare la costante? Prendi, sostituisci e vedi per quale a soddisfa l'equazione. Allora, prendiamo il termine, sostituiamolo qui dentro, devo fare le derivate successive, quindi y asterisco di x derivata prima è 2xa. La derivata seconda, è 2a. Allora, lo sostituisci, deve avere la derivata seconda uguale a meno g. Vabbè, allora, uguale a meno g. Benissimo, allora questo vuol dire che a deve essere uguale a meno un mezzo g. E allora la soluzione particolare che devi aggiungere qua, cioè y asterisco di x, a che cosa è uguale? A x quadro per a, a è uguale a meno un mezzo g, e quindi ci metti meno un mezzo g per x quadro. Bene? Ok? Allora, questa qui è la soluzione generale di questo problema. Il problema cinematico unidimensionale, questa è la soluzione generale. Nella soluzione generale, la soluzione particolare non dipende più dalle costanti da determinare. G è una costante assegnata, va bene? Le costanti sono C1 e C2. E C1 e C2 a che cosa serviranno? Serviranno a imporre le condizioni iniziali. Quindi se fate un po'... se provate a imporre queste condizioni iniziali, troverete C1 e C2... C1 e C2 corrispondenti alle condizioni iniziali che voi volete imporre. Bene? Quindi la soluzione generale è ovviamente a infinite soluzioni. Se poi a voi vi interessa un caso particolare, cioè quello con queste condizioni iniziali, ponete condizioni iniziali e troverete anche C1 e C2, e a quel punto l'equazione del moto è univocamente determinata. Il problema generico vuol dire che conterrà delle costanti che bisognerà determinare, e anche qui ci saranno le costanti generiche che bisognerà determinare. Quindi la parte ancora da determinare è Q1 e Q2, per il resto beta, alfa sono date già dall'equazione iniziale. E poi c'è questa correzione di x alla m che è importante, perché se non ce la metti poi il metodo non funziona. Allora, vediamo un po' come si applica. Allora, uno vi può dire il metodo generale, poi dove voi dovete essere in grado di applicarlo nel caso particolare.
Per esempio, in questo caso qui, qual è la soluzione generale di questa equazione differenziale qui? Allora, la parte omogenea l'abbiamo vista prima, la parte omogenea abbiamo detto era la soluzione, il problema caratteristico era z quadro uguale a 0, quindi dovevamo scrivere una combinazione lineare di 1 e di x. Per adesso non è x e t. Questa è la parte omogenea. Adesso serve la soluzione particolare. Allora vediamo un po'. Questa cosa qui che ho scritto qua è di questa forma? Sì, è di quella forma. Come mai? Allora non c'è l'esponenziale. Allora se non c'è l'esponenziale vuol dire che alfa è uguale a 0. Quindi a questa f qui dovete associare questo numero qua, alfa più i beta. In questo caso l'esponenziale non c'è, quindi alfa è uguale a 0. Non c'è neanche una funzione trigonometrica, quindi anche b beta è 0. Quindi il numero che associate è 0. Bene, allora vediamo un po' qui. Allora dice determinare la molteplicità m di alfa più beta nel polinomio caratteristico. Qui il polinomio caratteristico era z quadro uguale a 0. 0 è soluzione del polinomio caratteristico? Sì. Che molteplicità? 2. Quindi in questo caso m è uguale a 2. E quindi y asterisco che forma ha? Allora, che forma ha? Allora, guardiamo un po' quello che c'è scritto qui. C'è scritto x quadro, quindi ci metti x quadro, poi deve essere l'esponenziale che c'era, non c'è, quindi lasci 1, poi devi fare una combinazione di questi due qua, beta lo potete pensare, abbiamo detto che è uguale a 0, quindi seno di 0 non c'è, quindi questo non c'è, coseno di 0 è 1, quindi basterebbe mettere q1 di x. Ma chi è q1 di x? 1 di x è un polinomio generico di grado uguale a quello di p. Qui p è dato da meno g, è un polinomio di grado 0. Tu devi mettere un polinomio generico dello stesso grado. Se lo grado è 0, un polinomio generico di grado 0 è una costante, no? Allora qui ci metti una bella costante. Bene? Quindi questa cosa vuol dire? Vuol dire che la soluzione particolare deve avere la forma di x quadro per una costante. Qual è questa costante? Vabbè, adesso la trovi. Come faccio a trovare la costante? Prendi, sostituisci e vedi per quale a soddisfa l'equazione. Allora, prendiamo il termine, sostituiamolo qui dentro, devo fare le derivate successive, quindi y asterisco di x derivata prima è 2xa. La derivata seconda, è 2a. Allora, lo sostituisci, deve avere la derivata seconda uguale a meno g. Benissimo, allora questo vuol dire che a deve essere uguale a meno un mezzo g. E allora la soluzione particolare che devi aggiungere qua, cioè y asterisco di x, a che cosa è uguale? A x quadro per a, a è uguale a meno un mezzo g, e quindi ci metti meno un mezzo g per x quadro. Bene? Ok? Allora, questa qui è la soluzione generale di questo problema. Il problema cinematico unidimensionale, questa è la soluzione generale. Nella soluzione generale, la soluzione particolare non dipende più dalle costanti da determinare. G è una costante assegnata, va bene? Le costanti sono C1 e C2. E C1 e C2 che cosa serviranno? Serviranno a imporre le condizioni iniziali. Quindi se fate un po'... se provate a imporre queste condizioni iniziali, troverete C1 e C2... C1 e C2 corrispondenti alle condizioni iniziali che voi volete imporre. Va bene? Quindi la soluzione generale è ovviamente a infinite soluzioni. Se poi a voi vi interessa un caso particolare, cioè quello con queste condizioni iniziali, ponete condizioni iniziali e troverete anche C1 e C2, e a quel punto l'equazione del moto è univocamente determinata. Y sono già tutti da quella parte, da questa parte è rimasta una cosa che dipende solo da x, quindi questa è la f di x.
Per risolvere questa abbiamo detto che dobbiamo fare prima la parte omogenea. Per fare prima la parte omogenea dobbiamo prima scrivere il polinomio caratteristico. Il polinomio caratteristico è il seguente: troviamo le soluzioni z quadro z più 3 uguale a 0. Quindi vuol dire che c'è una soluzione 0 con molteplicità 2 e c'è una soluzione meno 3 con molteplicità 1. Bene? Bene, allora adesso che hai risolto il problema algebrico, puoi ritornare all'equazione differenziale associando a queste soluzioni delle funzioni per costruire questa benedetta base. Allora, a 0 appunto si associa l'esponenziale col parametro 0, cioè la costante. Siccome è molteplicità 2, bisogna prendere la costante e poi la costante è moltiplicata per x. Quindi qui le funzioni da associare sono 1 e x. Qui invece la molteplicità è 1 e il parametro è meno 3, e quindi qui si associa solo e alla meno 3x. Una volta associate le funzioni, si controlla che il numero corrisponda all'ordine. Sì, questo è di terzo ordine, qui ci sono tre funzioni, e quindi possiamo scrivere la parte omogenea, che però non è tutta la soluzione, perché dobbiamo ancora fare la soluzione particolare. Allora, la parte omogenea è data da C1 più C2x più C3 e alla meno 3x. Questa è la parte omogenea. La soluzione generale sarà la parte omogenea più una soluzione particolare. Adesso troviamo la soluzione particolare. Allora, f di x in questo caso è uguale a 9x. Bene. Allora, bisogna ripercorrere i passi che abbiamo detto un attimo fa su come costruire y asterisco. Per trovare questo y asterisco, su altri libri troverete anche altri metodi per farlo, tipo la variazione delle costanti, che non facciamo. Questo è un po' più semplice, perché? Perché data una forma dovete associare un'altra forma e poi dovete trovare le costanti. Allora, questo qui innanzitutto, prima cosa, associare a questa funzione un numero. Il numero in questo caso è, non c'è l'esponenziale, non c'è la parte geometrica, quindi qui il numero da associare è z uguale a 0. Controllare questo numero nel polinomio caratteristico, eccolo qua. E soluzione sì, con che molteplicità? 2. Quindi qui m è uguale a 2. Bene, allora adesso puoi scrivere la soluzione. Allora, ci metti di x quadro, poi dovresti mettere l'esponenziale, che non c'è, poi il polinomio, anche qui esattamente come nell'esempio precedente, la parte in coseno e seno rimane solo quella nel coseno, tanto coseno di 0 è 1, quindi rimane, diciamo, solo da appiccicare qui un polinomio. Un polinomio, che polinomio ci devi mettere? Deve essere dello stesso grado del polinomio che sta qua. Il polinomio che sta qua è di grado 1, e quindi qui ci devi mettere un generico polinomio di grado 1. Il generico polinomio di grado 1 è ax più b. Bene? La cosa importante è dire che grado deve avere lo stesso grado che c'è qua. Qui c'è 9x, primo grado, e quindi tu metti il generico polinomio di primo grado. Bene, allora, questa y asterisco che stiamo cercando ha questa forma qua. Bisogna solo trovare a e b. Per trovare a e b, che cosa bisogna soddisfare? Bisogna soddisfare appunto l'equazione differenziale. E quindi devi sostituire tutto lì dentro e imporre che valga l'uguaglianza. Allora, per farlo nella maniera più ordinata possibile, allora che cosa facciamo? Innanzitutto qui svolgiamo, perché qui conviene svolgere. Perché conviene svolgere? Perché devo fare le derivate successive, meglio fare la derivata di questo che fare la derivata di un prodotto. Allora, facciamo le derivate. Che cosa mi serve? Mi serve la derivata terza e la derivata seconda. Allora, derivata prima. La derivata prima è 3ax quadro più 2bx. Derivata, questa è la derivata prima. Derivata seconda. Ovviamente, siccome sono polinomi, più derivate faccio, più si semplifica. Quindi, qui viene 6ax più 2b. E poi c'è la derivata terza, che viene solo 6a. Va bene? Allora, soluzione particolare, soluzione. Soluzione vuol dire che quando la butti qui dentro deve valere l'uguaglianza. Questo vuol dire.
E quindi adesso tu prendi y derivata terza, questo qui, più 3y secondo. Quanto fa questo? Allora, derivata terza, te le sei scritti sotto qui, no? Senza fare casino, 6a più 3, e questo qua è y secondo, quindi 6ax più 2i. Tutto questo deve essere uguale a 9x. Bene, allora facciamo un po' questi conti. Allora, mettiamo subito in testa quello che viene in x, quindi 18ax. E poi avremmo anche più 6a più 6b uguale a 9x. Benissimo, allora questo vuol dire automaticamente che a deve essere uguale a 1/2. Imponete al principio di identità dei polinomi, a deve essere uguale a 1/2 e questo qui deve essere uguale a 0, quindi verrà b uguale a meno 1/2. Va bene? Bene, allora, quindi vuol dire che adesso possiamo concludere dicendo qual è la soluzione generale. La soluzione generale era che cosa è data? È data dalla parte omogenea che abbiamo già scritto più la soluzione particolare. La soluzione particolare cos'è? La forma l'abbiamo scritta qui, i coefficienti sono quelli, quindi bisogna mettere più 1/2 x al cubo meno 1/2 al quadrato, e questa è la soluzione finale. Anche oggi mi sono stufato presto, quindi basta così. Il problema generico vorrà dire che conterrà delle costanti che bisognerà determinare, e anche qui ci saranno le costanti generiche che bisognerà determinare. Quindi la parte ancora da determinare è Q1 e Q2, per il resto beta, alfa sono date già dall'equazione iniziale. E poi c'è questa correzione di x alla m, che è importante perché se non ce la metti poi il metodo non funziona. Allora, vediamo un po' come si applica. Allora, uno vi può dire il metodo generale e poi voi dovete essere in grado di applicarlo nel caso particolare. Per esempio, in questo caso qui, qual è la soluzione generale di questa equazione differenziale qui? Allora, la parte omogenea l'abbiamo vista prima. La parte omogenea abbiamo detto, era la soluzione, il problema caratteristico era z quadro uguale a 0, quindi dovevamo scrivere una combinazione lineare di 1 e di x. Per adesso non è x, è t. Questa è la parte omogenea. Adesso serve la soluzione particolare. Allora vediamo un po'. Questa cosa qui che ho scritto qua è di questa forma? Sì, è di quella forma. Come mai? Allora, non c'è l'esponenziale. Allora, se non c'è l'esponenziale vuol dire che alfa è uguale a 0. Quindi a questa f qui dovete associare questo numero qua, alfa più i beta. In questo caso l'esponenziale non c'è, quindi alfa è uguale a 0. Non c'è neanche una funzione trigonometrica, quindi anche b beta è 0. Quindi il numero che associate è 0. Bene, allora vediamo un po' qui. Allora dice determinare la molteplicità m di alfa più beta nel polinomio caratteristico. Qui il polinomio caratteristico era z quadro uguale a 0. 0 è soluzione del polinomio caratteristico? Sì. Che molteplicità? 2. Quindi in questo caso m è uguale a 2. E quindi y asterisco che forma ha? Allora, che forma ha? Allora, guardiamo un po' quello che c'è scritto qui. C'è scritto x quadro, quindi ci metti x quadro, poi deve essere l'esponenziale che c'era, non c'è, quindi lasci 1. Poi devi fare una combinazione di questi due qua. Beta, lo potete pensare, abbiamo detto che è uguale a 0, quindi seno di 0 non c'è, quindi questo non c'è. Coseno di 0 è 1, quindi basterebbe mettere Q1 di x. Ma chi è Q1 di x? 1 di x è un polinomio generico di grado uguale a quello di p. Qui p è dato da meno g, è un polinomio di grado 0. Tu devi mettere un polinomio generico dello stesso grado. Se lo grado è 0, un polinomio generico di grado 0 è una costante, no? Allora qui ci metti una bella costante. Bene?
Quindi questa cosa vuol dire? Vuol dire che la soluzione particolare deve avere la forma di x quadro per una costante. Qual è questa costante? Vabbè, adesso la trovi. Come faccio a trovare la costante? Prendi, sostituisci e vedi per quale a soddisfa l'equazione. Allora, prendiamo il termine, sostituiamolo qui dentro, devo fare le derivate successive, quindi y asterisco di x derivata prima è 2xa. La derivata seconda, è 2a. Allora, lo sostituisci, deve avere la derivata seconda uguale a meno g. Vabbè, allora, uguale a meno g. Benissimo, allora questo vuol dire che A deve essere uguale a meno un mezzo G. E allora la soluzione particolare che devi aggiungere qua, cioè y asterisco di x, a che cosa è uguale? A x quadro per A, A è uguale a meno un mezzo G, e quindi ci metti meno un mezzo G per x quadro. Bene? Ok? Allora, questa qui è la soluzione generale di questo problema. Il problema cinematico unidimensionale, questa è la soluzione generale. Nella soluzione generale, la soluzione particolare non dipende più dalle costanti da determinare. G è una costante assegnata, va bene? Le costanti sono C1 e C2. E C1 e C2 a che cosa serviranno? Serviranno a imporre le condizioni iniziali. Quindi se fate un po'... se provate a imporre queste condizioni iniziali, troverete C1 e C2... C1 e C2 corrispondenti alle condizioni iniziali che voi volete imporre. Bene? Quindi la soluzione generale è ovviamente a infinite soluzioni. Se poi a voi vi interessa un caso particolare, cioè quello con queste condizioni iniziali, ponete condizioni iniziali e troverete anche C1 e C2, e a quel punto l'equazione del moto è univocamente determinata. Y sono già tutti da quella parte, da questa parte è rimasta una cosa che dipende solo da x, quindi questa è la f di x. Per risolvere questa, abbiamo detto, dobbiamo fare prima la parte omogenea. Per fare prima la parte omogenea dobbiamo prima scrivere il polinomio caratteristico. Il polinomio caratteristico è il seguente: troviamo le soluzioni z quadro z più 3 uguale a 0. Quindi vuol dire che c'è una soluzione 0 con molteplicità 2 e c'è una soluzione meno 3 con molteplicità 1. Bene? Bene, allora adesso che hai risolto il problema algebrico, puoi ritornare all'equazione differenziale associando a queste soluzioni delle funzioni per costruire questa benedetta base. Allora, a 0 appunto si associa l'esponenziale col parametro 0, cioè la costante. Siccome è molteplicità 2, bisogna prendere la costante e poi la costante moltiplicata per x. Quindi qui le funzioni da associare sono 1 e x. Qui invece la molteplicità è 1 e il parametro è meno 3, e quindi qui si associa solo e alla meno 3x. Una volta associate le funzioni, si controlla che il numero corrisponda all'ordine. Sì, questo è di terzo ordine, qui ci sono tre funzioni, e quindi possiamo scrivere la parte omogenea, che però non è tutta la soluzione, perché dobbiamo ancora fare la soluzione particolare. Allora, la parte omogenea è data da C1 più C2x più C3 e alla meno 3x. Questa è la parte omogenea. La soluzione generale sarà parte omogenea più una soluzione particolare. Adesso troviamo la soluzione particolare. Allora, f di x in questo caso è uguale a 9x. Bene? Allora, bisogna ripercorrere i passi che abbiamo detto un attimo fa su come costruire y asterisco. Per trovare questo y asterisco, su altri libri troverete anche altri metodi per farlo, tipo la variazione delle costanti, che non facciamo. Questo è un po' più semplice, perché? Perché data una forma dovete associare un'altra forma e poi dovete trovare le costanti. Allora, questo qui innanzitutto, prima cosa, associare a questa funzione un numero. Il numero in questo caso è, non c'è l'esponenziale, non c'è la parte trigonometrica, quindi qui il numero da associare è z uguale a 0.
controllare questo numero nel polinomio caratteristico. Eccolo qua. E soluzione sì. Con che molteplicità? 2. Quindi qui m è uguale a 2. Bene, allora adesso puoi scrivere la soluzione. Allora, ci metti di squadro, poi dovresti mettere l'esponenziale, che non c'è, poi il polinomio, anche qui esattamente come nell'esempio precedente, la parte in coseno e seno rimane solo quella nel coseno, tanto coseno di 0 è 1, quindi rimane, diciamo, solo da appiccicare qui un polinomio. Un polinomio, che polinomio ci devi mettere? Deve essere dello stesso grado del polinomio che sta qua. Il polinomio che sta qua è di grado 1, e quindi qui ci devi mettere un generico polinomio di grado 1. Il generico polinomio di grado 1 è ax più b. Bene? La cosa importante è dire che grado deve avere lo stesso grado che c'è qua. Qui c'è 9x, primo grado, e quindi tu metti il generico polinomio di primo grado. Bene, allora, questa y asterisco che stiamo cercando ha questa forma qua. Bisogna solo trovare a e b. Per trovare a e b, che cosa bisogna soddisfare? Bisogna soddisfare appunto l'equazione differenziale. E quindi devi sostituire tutto lì dentro e imporre che valga l'uguaglianza. Allora, per farlo nella maniera più ordinata possibile, allora che cosa facciamo? Innanzitutto qui svolgiamo, perché qui conviene svolgere. Perché conviene svolgere? Perché devo fare le derivate successive, meglio fare la derivata di questo che fare la derivata di un prodotto. Allora, facciamo le derivate. Che cosa mi serve? Mi serve la derivata terza e la derivata seconda. Allora, derivata prima. La derivata prima è 3ax quadro più 2bx. Derivata, questa è derivata prima. Derivata seconda. Ovviamente, siccome sono polinomi, più derivate faccio, più si semplifica. Quindi, qui viene 6ax più 2b. E poi c'è la derivata terza che viene solo 6a. Va bene? Allora, soluzione particolare, soluzione. Soluzione vuol dire che quando la butti qui dentro deve valere l'uguaglianza. Questo vuol dire. E quindi adesso tu prendi y, la derivata terza, questo qui, più 3y secondo. Quanto fa questo? Allora, derivata terza, te le sei scritti sotto qui, no? Senza fare casino, 6a più 3, e questo qua è y secondo, quindi 6ax più 2b. Tutto questo deve essere uguale a 9x. Bene, allora facciamo un po' questi conti. Allora, mettiamo subito in testa quello che viene in x, quindi 18 a x, e poi avremo anche più 6a più 6b uguale a 9x. Benissimo, allora questo vuol dire automaticamente che a deve essere uguale a 1/2. Imponente al principio di identità dei polinomi, a deve essere uguale a 1/2 e questo qui deve essere uguale a 0, quindi verrà d uguale a meno 1/2. Bene? Bene, allora, quindi vuol dire che adesso possiamo concludere dicendo qual è la soluzione generale. La soluzione generale è la che cosa è data? È data dalla parte omogenea che abbiamo già scritto più la soluzione particolare. La soluzione particolare cos'è? E la forma l'abbiamo scritta qui, i coefficienti sono quelli, quindi bisogna mettere più 1/2 x al cubo meno 1/2 x al quadrato, e questa è la soluzione finale. Anche oggi mi sono stufato presto, quindi basta così.